Blink BT7 è un mini PC Windows successore del BT3, quel modello che provai ad inizio anno. Molto carino, mi piacque davvero, tanto perché era costruito meglio, assemblato meglio, un pochetto più curato rispetto agli altri. Lui segue le stesse logiche, ovvero prende una scheda madre ormai diventata economica perché Intel non produce più questi processori, basata su Atom X7 8007, quindi il più potente della linea Cherry Trail, lo stesso del Surface 3, e l'abbina 4 GB di RAM, a 64, 128, 320 GB di spazio interno, ad una componentistica che prevede la Gigabit Ethernet, la Wi-Fi esterna, che è fondamentale in questi telai perché di solito la ricezione è sempre il grosso problema, ha 3 porte USB, ha un telaio in metallo che è tutt'altra storia rispetto ai telai in plastica dei mini PC comuni, e ad una componentistica interna, un assemblaggio interno, una cura costruttiva interna che prevede anche l'aggiunta di una ventolina di supporto. Inoltre, questo BT7 va ancora di più in là con la cura verso il cliente ed installa all'interno della confezione, che poi è identica a quella degli Intel NUC, un CD. Voi dentro trovate un CD con i driver, quindi se volete reinstallare Windows 10 per tanti motivi, qua trovate tutto pronto, non dovete andare in giro per la Cina a cercare il pacchetto driver. Tutto questo quanto costa? Poco, $165 se volete la versione da 128 giga usando il coupon che vi lascio online nella recensione completa che è da poco pubblicata su hdblog.it. È un prezzo che prevede, che comprende una licenza di Windows 10 Home attivata originale e a prova di ripristino, l'ho provata personalmente e non è scontato che sia così, e che tutto sommato vi permette di avere un mini PC che si comporta bene nell'uso casalingo, nella multimedialità di casa, nella produttività che potete fare davvero in vacanza, come secondo PC, ecco, in questo contesto qua. Gli aspetti fondamentali da conoscere sono due. La memoria interna è formata da due dischi, due moduli meglio. Avete uno MMC saldato sulla scheda e una SSD MSATA esterna connessa qua, che potete anche sostituire volendo. Entrambi hanno delle buone velocità, soprattutto l'SSD perché usa un connettore SATA PCI Express. E la seconda è che in realtà la ventolina interna è abbastanza fastidiosa, perché non ha una gestione della sua velocità, è semplicemente attacca e stacca. Voi dal momento in cui collegate l'alimentazione e premete il tastino rosso qua di lato, lei parte alla stessa velocità, sempre quella, sempre abbastanza costante. Se avete il mini PC a 2 metri non lo sentite, se lavorate in una stanza con la finestra aperta o magari un collega non la sentite, non è quello il problema. Però c'è e sarà sempre lì a darvi un po' di fastidio. Questo è un peccato, perché lui nel supporto multimediale, grazie all'Atom X7, no, riesce ad essere davvero buono. Con Kodi, ad esempio, è riuscito a sfruttare bene l'accelerazione hardware, buona tra l'altro la Gigabit Ethernet, la banda passante nel test di Perf. Dubbi invece sulla qualità della Wi-Fi, questo è forse il primo difetto, anzi senza forze, perché lui non riesce a connettersi al 5 GHz per quanto sia pubblicizzato dall'azienda, e da una ricezione che non è affatto ottimale. Ho dei valori bassi per un'antennina così esterna, per una costruzione del genere. Forse il telaio in metallo un pochetto la danneggia, ad ogni modo la ricezione wireless non è il suo punto forte, ma soprattutto il suo vero limite sono le temperature esterne. Lui usa un po' il telaio per dissipare il calore, come tutti i modelli fatti di questo materiale, però la ventolina accesa avrebbe permesso, secondo me, una distribuzione migliore. Il fatto è che lui spesso lavora sopra gli 80 gradi, sta al limite del throttling. Il throttling lo raggiungete se fate qualche lavoro intenso, vedete i processori che stanno scendono fino ai 480 MHz. Questo è il limite, è un po' un peccato, ed è il motivo per cui io, se state cercando una macchina che sia più completa, tutto tondo, non avete problemi estetici, vi consiglio di prendere il Vork V1, che ho provato qualche giorno fa, che è più brutto e più grezzo, ha un processore diverso, però ha una distribuzione migliore del calore, ha una ventolina che aumenta e rallenta la sua velocità in base al carico che avete. Insomma, dal punto di vista prestazionale è migliore del Blink BT7. Lui resta consigliato se avete bisogno di qualcosa di basilare, se sapete che il vostro carico di lavoro è quello e volete una soluzione che è molto bella, molto carina dal punto di vista estetico, prendetelo in considerazione, perché a €150, dai, il prezzo attorno è quello, è una delle migliori macchine che ho provato recentemente. Però ci sono tutta una serie di altri dettagli, come al solito tutti i dati tecnici che qua ho cercato di riassumervi, ma insomma vanno un po' approfonditi, vanno visti i grafici e bisogna fare confronti anche con le altre macchine, perché questo settore, soprattutto adesso che Intel svende queste piattaforme hardware, è davvero affollato. Per tutto questo, come al solito, vi rimando alla recensione completa che ho appena pubblicato su hdblog.it, contiene anche i coupon di cui vi parlavo ad inizio video. Qua sotto in descrizione trovate il link per raggiungerla direttamente, insieme al pulsantino per mi piace e per iscrivervi al canale.